Ed ora la cultura all'ITC di San Lazzaro, sempre nel bolognese, una serata per ricordare e rendere omaggio a Stefano Tassinari, il drammaturgo e scrittore scomparso lo scorso maggio. Filippo Vendemiati. E il mio corpo, credimi, non è soltanto un dito, senza anima e storia, strumento d'avventura e forse di piacere, vago sentimento di ritorno per te che del distacco fai una nuova ideologia. Era la sua casa, un posto dove accomodarsi su una sedia sul palco o in poltrone in platea, dove ragionare e ascoltare belle letture e buona musica. Stefano Tassinari era un padrone di casa ideale e gli ospiti venivano sempre volentieri, a volte gratis, ma sempre a tariffa ridotta. In questa casa, nel corso degli anni, sono passati scrittori, musicisti, giornalisti, politici, diciamo intellettuali allora, con un'unica discriminante: aver qualcosa da raccontare e saperlo raccontare. La sua casa, l'ITC di San Lazzaro, lo ha ricordato proprio nei giorni in cui, come ogni anno, avrebbe dovuto mettere in cartellone i suoi reading dedicati alla letteratura o alla storia, il suo amore per la cultura latinoamericana o la memoria appassionata ma impietosa sugli anni 70. Già, gli anni 70, ma che anno eravamo rimasti? Uno spettacolo alla Tassinari e la sua casa, come sempre, era piena in ogni ordine di posti. Mancava solo qualcuno che se n'è andato troppo, troppo presto, l'8 maggio di quest'anno.